Ciao a tutti, eccomi ritornata con un nuovo video di prodotti finiti. Ebbene sì, era da un po' che non registravo video su prodotti finiti e quindi prima di partire con il video vi invito a iscrivervi al canale e per non perdere i prossimi video lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Sto già dando i numeri, andiamo bene. Allora, cosa ho finito? Ci sono un po' di prodotti per capelli, quindi so che vi interessano. Come interessano tanto a me i prodotti per capelli, ho una mania per i prodotti per capelli, quindi vabbè. Allora, ho finito lo shampoo ristrutturante di Biomarina, questo. Questo mi era stato omaggiato al Sana. Mi è durato, sì, al Sana settembre, mi è durato un bel po', sono 250 ml. Mi è piaciuto molto questo shampoo, questo è uno shampoo bio con pochissimi ingredienti. Magari fate una foto col telefono, spero che si veda che sia fuoco, cose del genere. Sono pochi ingredienti ma ottimi e lasciava i capelli belli, vaporosi, voluminosi anche alla radice e li lascia puliti perché il profumo è buono. Non è di quei profumi che restano chissà quanto, però è buono, è un profumo fresco e lascia i capelli belli, vaporosi, ristrutturati, proprio sembra che siano più forti dopo, quindi sì, penso che se lo ritrovo da qualche parte lo acquisterò e ve lo consiglio. Questo è della Biomarina, ha una buona linea per capelli, poi anche le creme, anche i prodotti per il viso. Sempre i capelli, qui abbiamo lo Splendor, che c'è un goccio, mi sembra di capire, sì, c'è un goccio. Il profumo che fa lo Splendor, veramente, questo è il cocco. C'è un gocciolino che prima di buttare penso che utilizzerò. Che dire, questo lo conosciamo tutti, e è buonissimo, cioè il profumo è divino, io ci faccio proprio il co-wash. Quindi mi lavo i capelli senza shampoo, quando sono particolarmente secchi, cioè sempre d'estate, ma vabbè. E ottimo, questo 300 ml, costa 1,50 € al supermercato. Poi, un altro shampoo che ho terminato, questo mi è piaciuto un sacco, l'ho terminato alla velocità della luce. Questo è l'Ultra Dolce Garnier all'olio essenziale di lavanda ed estratto di rosa. Ha un profumo buonissimo, vabbè, questo... tutti i prodotti Garnier hanno dei ultra dolci, insomma dei vari profumi. Questo è la lavanda, buonissimo, e pulisce benissimo i capelli, è ottimo per i capelli grassi perché comunque li tiene anche più puliti. Questo è senza parabeni e forse silicone c'è, perché c'è scritto che è senza parabeni, quindi non lo so se c'è il silicone, forse sì, c'è un silicone, però è veramente ottimo, un prodotto da supermercato. Penso che lo ricomprerò, ve lo consiglio. Poi un altro prodotto che ho quasi terminato, mi sono fatta la shampoo stamattina, me ne è rimasto tipo penso per un'altra, aiuto, per un'altra dose, ma visto che avevo intenzione di farvi il video, ho pensato inutile lasciarlo lì, che poi magari lo tengo lì per un altro mese, quindi niente, l'ho usato. E, cioè l'ho usato, ve lo faccio vedere. Guarda, non so parlare, ma vabbè. Questo è sempre ultra dolce, al cacao e olio di cocco, questo è ottimo. Questo penso che, non lo so se abbia i siliconi, forse non ha i siliconi, è buonissimo. Questo è un profumo buonissimo di olio di cacao, buonissimo, intenso. Questo è ottimo se avete i capelli secchi, perché comunque... col sole, se si va al mare, in piscina, comunque a me le lunghezze d'estate si seccano tantissimo, quindi mi trovo benissimo con questo prodotto, questo tipo di prodotto in estate, lo ricompro sicuramente. Questo è un prodotto da supermercato. Poi sempre i capelli, ho finito questa combo di prodotti che sono della Elgon. Io la Elgon è una marca che adoro, la trovo sempre al Cosmoprof, è una marca professionale, quindi dai parrucchieri, insomma ci sono dei centri estetici che la vendono, infatti vorrei andare appunto a farne scorta, a comprare qualcosa. Questo è lo shampoo e la maschera per capelli colorati, perché io avevo i capelli colorati, adesso questo è il mio colore naturale, però li avevo, avevo fatto uno shampoo colorante tempo fa per coprire le mie vecchie mesh e quindi niente, aveva capito che avevo un capello colorato e mi ha fatto provare questa. La maschera è ottima.
ha un profumo buonissimo, buonissimo, anche lo shampoo, mi faceva i capelli morbidissimi, perché io appunto avendo sotto una decolorazione, praticamente da qui a qui nelle lunghezze, ho il capello molto disidratato. Questo è un prodotto green, totalmente green, naturale, quindi io ve lo consiglio. Questa è la Elcon. Poi ho terminato questo prodotto, è un burro corpo naturale di Nakomi, al burro olio di avocado e burro di karité. Non fa più un buon odore perché era lì da tanto tempo. Però l'odore è buonissimo. Questo penso che riciclerò la scatolina per travasare degli altri burri corpo, perché è comoda. Poi ho terminato questa maschera all'olio di cocco di Marc Anthony. Questa mi era stata omaggiata al Cosmoprof. Che dire di queste maschere? Sono buone ma non eccezionali. Non lasciano i capelli di seta come io vorrei da una maschera. Infatti sto cercando una maschera disperatamente per i miei capelli, ma non riesco a trovare quella maschera della vita che la Elgon, ecco, la Elgon è veramente ottima come maschera per capelli, perché li lasciava veramente super setosi, altrimenti faccio veramente fatica. Fatemi magari sapere se conoscete una maschera per capelli ottima proprio per i capelli secchi che si annodano, ecco, insomma, fatemelo sapere. Poi ho terminato, e qui voglio fare un appunto, qui è messo in questo pacchetto perché adesso vi spiegherò, questo scrub anticellulite di Alma Briosa al tè nero e caffè nero. Questo è un ottimo prodotto, ve l'ho anche recensito, l'ho utilizzato per tutto l'inverno, il profumo è buonissimo, ma il problema qual è? La confezione, senza contare che è scomodissima. È di vetro e vabbè, ci potrebbe cadere, potrebbe rompersi, ma quello è un altro paio di maniche. Ma c'è anche il discorso che si è tutto arrugginito la confezione, quindi io consiglio all'azienda di cambiare il packaging, perché comunque si rischia di farsi male, sia per il discorso del barattolo, che suppongo sia in vetro, secondo me è vetro, vediamo un po' se c'è scritto, non lo so, però secondo me è vetro, potrebbe rompersi sia per questa ruggine che si forma, che non è certo il caso che si formi la ruggine, potrebbe veramente far male e creare dei danni, quindi non lo ricompro per quel fatto lì, perché il prodotto è ottimo, quindi rifate, non so parlare, cercate di rimediare questo inconveniente. Ok, io vi ringrazio di aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, ho un po' di prodottini da buttare finalmente, anzi no, al contrario, finalmente potrò buttare questi prodotti, cioè oggi non ce la posso fare. Comunque vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao.